Cari amici, siamo reduci da una manifestazione, quella del 27 di ottobre, che ci siamo impegnati per la prima volta in strada, al di là delle nostre vicissitudini nelle varie assemblee pubbliche, che però erano sempre all'interno di un contenitore, voi, l'Hotel Savoia, voi, la stazione marittima. Per la prima volta abbiamo chiamato a raduno le truppe, si usava a dire una volta, ma diciamo la nostra gente, gli amici di un'altra Trieste, ai cancelli del Bullo Garofalo. Perché l'abbiamo fatto? Proprio perché siamo veramente preoccupati. Siamo preoccupati della situazione che si sta creando attorno a questo nosocomio, che è il fiore all'occhiello non solo della sanità triestina, ma della sanità regionale e a livello nazionale ed internazionale. Il Bullo è una di quelle battaglie che merita veramente portare fino in fondo, secondo me. Il Bullo deve rimanere lì dov'è, a mio avviso, deve rimanere soprattutto istituto di ricerca scientifica. Per questo noi ci batteremo e ci batteremo insieme a voi. Dicevo della manifestazione che ha visto comunque scendere in piazza tantissima gente insieme a noi, nonostante le condizioni meteo avverse, che ha visto e ha avuto le testimonianze in diretta di operatori sanitari, di medici, di persone, di semplici cittadini che hanno vissuto l'esperienza del Bullo sia come pazienti adulti, per esempio c'erano delle donne che portavano le loro testimonianze, così come per quanto riguarda il comparto infantile. Da tutti ci viene riconosciuto che questo strumento, per chiamarlo così in maniera un po' diversa da quella dell'ospedale che tutti conosciamo, è un vero e proprio gioiello dal punto di vista della professionalità. Noi dobbiamo molto a tutti quelli che hanno lavorato al Bullo Garofalo in questi anni, che hanno fatto grande, che hanno contribuito a farlo grande, non solo i medici, non solo i ricercatori, ma anche tutto il personale ospedaliero, al quale va il nostro più sentito ringraziamento. Parimenti va un ringraziamento a chi ha contribuito a far diventare grande questo nosocomio con delle offerte volontarie. Ci sono tantissimi benefattori e c'è una lunga lista che ha creduto sempre in questa istituzione. È un'istituzione per Trieste e tale deve restare. A cosa ci siamo ribellati? Ci siamo ribellati a quelle che sono le notizie che arrivano dal piano socio-sanitario regionale, che la giunta regionale e il consiglio regionale ha approvato, notizie che non sono assolutamente, per quanto ci riguarda, credibili dal punto di vista della certezza che questo istituto così importante per la nostra città resti tale. Ecco, ieri poi abbiamo avuto un'altra notizia che arriva proprio dal Consiglio regionale, notizia che in qualche modo ci fa perlomeno sorridere. Ho qui un atto che è un atto pubblico che si definisce in termini amministrativi o consigliari, se meglio preferite, ordine del giorno. Beh, l'ordine del giorno non è poco più che una raccomandazione che i consiglieri fanno alla Giunta e al Presidente della Giunta regionale, ma il bello sta nel leggere quello che si richiede come impegno alla Giunta. Si richiede l'impegno alla Giunta e a tutto il Consiglio regionale che sia riconosciuta all'IRCCS Bullo Garofalo e al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano rispettivamente le funzioni di riferimento per l'intero ambito regionale nel settore pediatrico e in quello oncologico, favorendone anche gli sviluppi in ambito internazionale. Ecco, questo mi sembra poco più che ridicolo. È come se il Comune di Parigi in qualche modo decidesse di votare all'unanimità un ordine del giorno in cui riconosce la Torre Eiffel come simbolo di quella città. Ma lo sanno tutti che la Torre Eiffel è il simbolo della città, come sappiamo tutti che per noi il Bullo Garofalo è il simbolo sanitario perlomeno di questa nostra città. Ma vedete, cari amici, per poi mantenere in qualche modo attiva e soprattutto operativa la Torre Eiffel bisogna fare tantissima manutenzione, bisogna stringere i bulloni ogni 8 mesi, bisogna ridipingerla una volta ogni 2 anni e via via bisogna manutentare gli ascensori, perché altrimenti quel simbolo ovviamente resterà tale ma non sarà più forse accessibile in tutte le sue dimensioni, in tutti i suoi spazi, sino alla punta estrema della torre. Ecco perché ho detto questo, perché il Bullo è nella stessa situazione, perché se noi pensiamo che per 6-7 anni, e tanti ci vorranno, o perlomeno tanti ci dicono che dovrebbero servire per costruire il nuovo ospedale a Cattinara, in quei 6-7 anni, se si cala l'attenzione sul Bullo Garofalo, cioè se non si continua ad investire su quel nostro istituto, se non si continua a dare spazio alla ricerca,
Dopo 6-7 anni potremo trasferire purtroppo un morto, per restare in tema ospedaliero, e non certo un istituto di primo livello. Noi non vogliamo questo, noi non siamo come sempre preconcettuali nel ragionamento che vede il trasferimento sì, il trasferimento no. Noi vogliamo, prima di fare qualsiasi passo che comporti in qualche modo un cambiamento della situazione attuale, che è una situazione che funziona, ricordiamolo, è un ospedale che funziona e funziona benissimo. Di quelli che hanno provato sulla loro pelle possono dichiarare quello che dichiaro io oggi. Allora dico, prima di pensare di trasferire quell'istituto bisogna, punto 1, avere la certezza che ci siano i finanziamenti, tutti i finanziamenti, non solo i finanziamenti per la costruzione della scatola e magari manchino quelli per gli arredi come ci è stato detto. Secondo, certezza nei tempi di realizzazione. Terzo, e forse il punto più importante, che nel periodo di transizione tra la costruzione della nuova struttura e il trasferimento eventuale, ripeto, ci sia comunque la garanzia che il livello soprattutto di specificità del bullo garofalo resti tale. Secondo me questo non avverrà, per questo dobbiamo mobilitarci, se serve anche mobilitando la piazza, scendendo in strada tutti insieme come abbiamo fatto pochi giorni fa. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto nei miei confronti e per l'attenzione che avete nei confronti di questo movimento Un'Alta Trieste, che continuerà a trattare questi temi importantissimi per la città, temi che, come ho detto e ho avuto modo di riferire anche in tante interviste che ho fatto in questi giorni, non possono essere prerogativa di una parte ideologica o di una parte politica. L'ambiente, la sanità, l'occupazione, i problemi giovanili della famiglia non possono essere né di destra né di sinistra. Questi sono problemi che attanagliano e che interessano tutto il nostro territorio. Dimostriamo una volta intanto che siamo capaci di lottare per qualcosa che serve per il nostro territorio. Tutti insieme, non ci possono essere divisioni, ripeto, partitiche tanto meno, ma neanche ideologiche. Destra o sinistra o destra non esistono davanti a prospettive che più nere di queste non possono essere. Viva il bullo garofalo!